Mio fratello è un gigante è una lettera, un biglietto d'auguri, un racconto, un'avventura, un incubo e una fiaba. È un testo che Luigi Mastroianni scrive a suo fratello Salvatore per il 23° compleanno. Poteva tranquillamente regalargli una cover per il telefonino, un orologio al quarzo. Invece dopo la festa Luigi si è chiuso in una stanza e ha trascorso la notte scrivendo di tutto quello che è successo. L'assenza di genitori per le cure che richiedeva il fratellino, i difficili anni di scuola in cui si rivela diverso e viene bullizzato, le serate come DJ a cui si presenta sistematicamente col fratello, un'avventurosa gita a Malta quando accompagna Salvo. Sullo sfondo della storia ci sono una famiglia piena di amore e una società incapace di accogliere la disabilità, elemento di non poco conto, dato che Salvatore è affetto da sindrome di Down. A questo punto, se lo incontrassi, io una domanda a Luigi Mastroianni la farei. Te sei un Marcantonio di 1,90 m, tuo fratello è un gigante, siete più Davide o Golia? Beh, un po' e un po'. Ci sono momenti di vita in cui eravamo più Davide e momenti di vita in cui eravamo più Golia. Forse io più Davide e mio fratello Golia. Ah sì? Sì, sì. Da piccolo non riuscivi a cantare la filastrocca, casca il mondo, casca la terra. E te invece il mondo lo volevi raccogliere e rimanere in piedi. Deve essere stato bello cocciuto, mi sembra, come bimbo. E soprattutto, riuscivi a cantare quelle cose tipo, non so, Ambarabacci, Cecocotte, Civetta sul Comò? No, quelle cose non riuscivo a cantarle, okay. Sinceramente. Molto cocciuto, sì. Cocciutissimo, sì. E anche molto indipendente. Ah, sì, già la sì, bimbo? Sì, non sono mai stato uno che si faceva trascinare, ma ho cercato di essere sempre un trascinatore e questo, diciamo, che non stava tanto simpatico a quelli della mia età. Quindi hai subito atti di bullismo, forse anche sì, forse sì. Per quello. Però è intervenuto Salvo che ti ha detto ti aiuto io, che è una delle parole più belle che un fratello. Io sono figlio unico, me lo direi da solo, figurati un po'. Salvo ha avuto sempre un sesto senso, mi è sempre stato molto vicino. Non capendo poi di fatto no, le parole, la parola bullismo, capiva che in me c'era un malessere. E quindi mi ha teso una mano, mi ha dato una forza in più nel reagire a questa situazione, perché mi sono posto una domanda che sta scritto pure nel libro. Ho detto, come posso pretendere di proteggere mio fratello da una società così cattiva se nemmeno io riesco a proteggermi? Giurisprudenza l'hai fatta anche per questo? Cioè, no. C'è bisogno di qualcuno, un Robin Hood a livello di giurisprudenza che aiuti? No, io giurisprudenza l'ho scelta perché sono innamorato della giustizia, o perlomeno ero convinto che si potessero sistemare le cose, specialmente nel mio territorio. Io vengo dalla Sicilia, da Catania. Crescendo, facendo attività politica, facendo attività anche di associazione, ho capito che purtroppo le istituzioni sono molto marce, la politica è qualcosa che non fa per me, perché all'interno bisogna scendere a compromessi. Quindi ho detto, come posso aiutare? Posso aiutare dall'esterno, quindi usando quella che è la mia immagine e fare da cassa di risonanza e spiegare che dietro questo mondo qui non ci deve essere solo pena, cioè nel senso non devi guardare una persona disabile con pena, devi guardarla con luce, perché è un qualcosa di diverso, sì è vero, certo, è vero, sì, però non sono ipocrita oggettivamente, però quel diverso può essere visto in maniera speciale, secondo me. Un mondo bellissimo che può darci tanto. Certo che dopo aver letto il libro Mio fratello è un gigante, la parola tipo normalità diventa priva di significato. Cioè, ci sono persone straordinarie e quelli da compatire siamo noi. Anch'io leggendo questa storia ho subito come una trasformazione. Da piccino, 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 piccino che sono, mi sembra di essere diventato gigantesco. Anzi, mi prendo proprio un teino. Eccolo qua, piccolino. Non riesco a trovare il cucchiaino. Ecco qua, fermi tutti che... è ancora un po' caldo. Devo trovare qualcuno che mi dà una mano per metterci un po' di limone. Gulliver! Niente, questo quando lo cerchi non c'è mai. Non c'è mai. Ah, ma è già finito proprio. Proprio finito il goccino di tè. Gulliver!